Se lo immaginavano diverso questo 1° maggio, i lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti Brioni Roman Style dell'area Vestina, che da qualche settimana vivono ancora una volta la paura degli esuberi. 320, quelli annunciati dal nuovo piano industriale 2021-2025 illustrato dall'azienda. Così proprio Penne è stato scelto come luogo simbolico dalle sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL Abruzzo per celebrare la festa del lavoro, allineando questa giornata a quella nazionale che porta come slogan l'Italia sicura con il lavoro. Presenti alla manifestazione, oltre alle sigle sindacali, rappresentanti del Consiglio Comunale di Penne ed esponenti del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Non possiamo permetterci di perdere altri posti di lavoro e di desertificare un intero territorio. E quindi serve che le istituzioni si impegnino per mantenere i posti di lavoro e per rilanciare l'azienda. Le istituzioni devono essere in grado di fornire anche aiuto alle aziende che vogliono rilanciarsi, ma con una condizionalità forte ed espressa: non si deve perdere neanche un posto di lavoro e deve essere rilanciato il sito industriale. Per noi questo è importante. Fiduciosi sulle possibilità di un'apertura da parte dell'azienda, la CISL, ma a condizione che vengano riattivati gli ammortizzatori sociali Covid e che l'impatto di questi esuberi sia il meno dannoso possibile per la vita sociale dell'area. Abbiamo notato che l'azienda, pur avendo fatto questo annuncio così importante, così drammatico per alcuni versi, è disponibile a un confronto. E noi faremo due azioni: da un lato cercheremo di prorogare gli ammortizzatori sociali Covid e dall'altro avvieremo dei tavoli tecnici per fare in modo che l'impatto possa essere il meno problematico possibile per i tanti lavoratori, per le lavoratrici che da anni sono il pilastro portante dell'attività di Brioni Roman Style. Gli ultimi dati Istat sono davvero preoccupanti, con 11.000 posti di lavoro persi, con gli occupati scesi abbondantemente sotto i 500.000. Per questo la UIL Abruzzo lancia richieste specifiche alla giunta regionale. Brioni non è solo un'azienda industriale, è anche un marchio di natura internazionale. Se incominciamo a perdere l'occupazione nelle aziende che hanno un brand internazionale, io credo che faremmo bene a preoccuparci e incominciare a capire insieme alla giunta regionale come poter trovare le soluzioni idonee a sconfiggere non soltanto in maniera sanitaria il Covid, ma a sconfiggerlo anche sui temi dell'occupazione, del sociale e dell'economia.